presentazione del bilancio semestrale dell'Istituto di Credito, molto attivo sul territorio, che favorisce con una serie di iniziative lo sviluppo della Valle del Lino, avendo sportelli oltre qui nella sede centrale di Fisciano, anche a Bracigliano, Mercato San Severino e Montoro. Ai nostri microfoni il presidente della BCC, Domenico Sessa. Presidente, i dati di questo bilancio semestrale. Allora, io voglio dire solo pochi dati, giusto per dare proprio questa idea della crescita della banca. Noi abbiamo aumentato la raccolta di circa il 25% tendenziale e del 18% su base semestrale, quindi siamo passati a 231 milioni di euro di raccolta, così come abbiamo aumentato rispetto alla tendenza nazionale, che è diversa, abbiamo aumentato gli impieghi del più 2,5% sempre su base tendenziale, e quindi diciamo che rispetto al dato nazionale abbiamo anche quest'anno dato la possibilità sia a chi, voglio dire, risparmia, ma anche a chi deve impiegare, la possibilità di poter continuare la propria attività senza avere grossi problemi, perché, come dicevo, a differenza dei problemi a livello nazionale, noi abbiamo avuto dei problemi abbastanza significativi, perché negli ultimi 5 anni le banche hanno ridotto il credito, l'impiego alle aziende di circa 125 miliardi di euro, quindi questa è la dimostrazione della banca del territorio, che è vicina alle aziende e continua ad esserlo. Ecco, una banca in salute, come diceva lei, con dati confortanti. Una banca che investe anche nello sviluppo del territorio con una serie di iniziative sociali. Leggiamo di questi giorni la vicenda relativa alla realizzazione di un centro residenziale per anziani. Sì, questa mattina vogliamo soprattutto soffermarci sul welfare di comunità, nel senso che dopo una serie di iniziative col Fondo Gaetano Sessa, adesso abbiamo lanciato, lunedì abbiamo stipulato l'atto di trasferimento del fabbricato, abbiamo stipulato questo atto con la fondazione, col fondo con Gaetano Sessa, per realizzare queste residenze per gli anziani, che sono sia di lunga degenza ma anche per brevi periodi di riposo all'interno del comune di Montoro Inferiore, di Montoro, oggi è solo Montoro, e c'è questo bel posto che abbiamo scelto per fare questa attività. Ecco, anziani ma anche giovani, le prospettive per il futuro, per nuove occupazioni, un investimento sui giovani del territorio della Valle del Lino. Sì, noi con il club Giovani Soci, il Becoming Club, vogliamo investire molto sui giovani. Noi abbiamo fatto delle quote differenziate per i giovani soci, oggi siamo arrivati a 380, abbiamo costituito questo club, il 5 luglio abbiamo anche fatto il primo consiglio direttivo, da settembre partiremo sia con le attività, voglio dire, di sviluppo proprio del lavoro e compagnia, sia ma anche per quanto riguarda un po' quelle che sono le attività di svago per quanto riguarda i giovani. Grazie Presidente.